Eccoci qua, signori, come state? Spero tutto bene anche questi danni di queste piovute nevicate, soprattutto se siete zona Emilia Romagna. Oggi 25 luglio abbiamo l'allerta gialla per tutta la giornata tra pioggia, grandine, insomma, brutto lavoro. Nelle ultime ore ci sono state diverse grandinate, una violentissima nella giornata di sabato, quindi spero tutto bene, perché qua abbiamo le macchine che una sì e una no, sono disintegrate dalla grandine, mai vista una roba del genere. Allerta meteo, dicevamo, tutta la giornata in Emilia Romagna, proprio il giorno del mio compleanno, quindi fatemi gli auguri, sono 31 primavere e niente. Sto invecchiando, però sto invecchiando insieme a voi, in quasi 10 anni di contenuti caricati qui su questa bellissima piattaforma che è YouTube. Però lasciamo da parte queste cose che a voi fregheranno meno di zero. La Juventus è a Los Angeles, la Juventus si sta allenando, sta preparando le prime partite, le prime amichevoli dopo quella saltata col Barcellona. Ci sono Milan e Real Madrid da affrontare. E quindi dai, cerchiamo di vedere a che punto sono. Ieri la Juve ha caricato alcuni video di una squadra che si stava allenando in modo particolarmente pesante, c'erano i giocatori veramente distrutti dal lavoro che stavano eseguendo, e tra l'altro è stato postato anche Giorgio Chiellini, che a Los Angeles ha avuto una seconda parte di carriera dopo la Juventus ed è andato a incontrare un po' tutti i suoi compagni, i suoi ex compagni. Ho visto un bel abbraccio con Vlahovic, cioè stamattina non so parlare, incredibile, un bel abbraccio con Vlahovic e con tanti altri. Pogba ancora a parte, McKennie pure, Huijsen insieme a loro a corricchiare, e invece gli altri che dovrebbero essere bene o male stati reintegrati nei ranghi. Allora, oggi ci sono due voci di mercato da commentare, poi vedremo se saranno veritiere oppure no. Una appartiene a Jesper Lindstrom, che è un giocatore che io conosco di nomea, perché so che è un giocatore talentuoso dell'Eintracht e che è diventato un nome di mercato di un certo tipo. Se devo farvi un'analisi tecnica, in questo momento faccio un po' fatica, però se poi sarà un nome che diventerà concreto davvero per la Juventus, come sembra nelle ultime ore, andremo a fare un vero e proprio video analisi di quello che è il profilo e cercheremo di capire eventualmente dove potrebbe essere collocato in quello che sarà con tutta probabilità il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Ma sapete bene che solitamente quando sono nomi che conosco soltanto appunto di nomea e non per caratteristiche, ci sto un po' alla larga, faccio la menzione e poi delle due ci si informa, se si va nel concreto e si fa il contenuto dedicato. Per adesso la metto lì, e anzi, se qualcuno conosce il ragazzo molto meglio di me, aspetto i commenti qui sotto, perché come sapete leggo tutto, e anzi tante volte i vostri commenti sono lo spunto che va a creare il contenuto successivo, proprio perché a me piace questa sorta di dialogo, rispondere nei commenti digitando sulla tastiera. Non mi piace tanto, mi piace molto di più dialogare insieme a voi proprio all'interno di un video, perché mi sembra di rispondere direttamente alle persone che impiegano del tempo a scrivere dei commenti che potrebbero benissimo impiegare in un altro modo. Nessuno vi obbliga, però siete sempre contenti di creare questa discussione positiva, che è la cosa che fa più bene in assoluto a un canale attivo come quello che state vedendo in questo momento, e di questo sono sempre molto molto felice. Una novità: l'altro giorno io ne parlavo con questo mio amico interista, ciao Pietro, tra l'altro so che tutte le volte che ti saluto mi manda il messaggio su WhatsApp dicendo sì, l'ho visto che mi hai salutato, bellissimo, cioè lui è interista e si ascolta tutti i video sulla Juve, meraviglioso. Però l'altra sera mi diceva, quando mi ha mandato la foto di Cuadrado ufficialmente all'Inter, che ho detto ma mai avrei pensato di vederlo, lui mi ha detto vabbè, adesso aspetto quella di Lukaku, e io gli ho detto guarda Pietro, secondo me Lukaku alla fine alla Juve non arriverà, perché anche Giuntoli è stato abbastanza chiaro, bisogna prima cedere la rosa al completo, quindi secondo me non arriverà. E lui mi ha detto ma neanche se lo prendi senza cedere Vlahovic, e io lì per lì ho proprio riso, ho detto ma cosa stai dicendo, ma secondo te è impossibile, guarda, proprio l'ultima cosa che potrebbe accadere nel mondo è... Ecco, la notizia che andiamo a commentare oggi è proprio questa, e cioè chissà che Lukaku non possa arrivare alla Juve anche con la permanenza di Vlahovic. Parto da un presupposto, prima vi dicevo mi sono messo a ridere, quindi vi fa capire già quella che nella mia testa può essere la fattibilità dell'operazione, molto molto complicato, perché comunque la Juventus è anche in una situazione in cui è stato ammesso candidamente, bisogna dare un'occhiata ai conti, sistemare i conti, dare un'occhiata ai bilanci.
mi viene difficile pensare che poi la Juve senza fare una cessione importante vada anche a fare un ingresso importante. Però numericamente davanti è uscito Di Maria e non è entrato nessuno, perché Chiesa, Vlahovic e Ken sono rimasti, Milik è stato riscattato, è uscito Di Maria e non è entrato nessuno. Io continuo a dirvi, attenzione, che magari se arriva un centrocampista è perché numericamente c'è quel più uno legato a Pogba, perché siccome Pogba lo vedono un po' più avanti in questo momento rispetto a chi ha centrocampo, quindi quasi da seconda punta addirittura. Però un attaccante potrebbe arrivare. Cioè, se noi pensiamo all'unico ruolo scoperto che non c'è stato l'incastro meno uno più uno delle cessioni dell'anno scorso e degli ingressi di quest'anno, è proprio attaccante. Poi, che Lukaku non abbia le caratteristiche di Di Maria mi sembra scontatissimo, proprio due giocatori completamente diversi, però il ruolo è lo stesso, il medesimo, quindi l'attaccante, una delle due punte del 3-5-2, e quindi un attaccante, un ingresso, potrebbe pure esserci per una Juve che andrebbe a perdere fantasia completamente, andrebbe a guadagnare chili e centimetri. Dal punto di vista finanziario mi sembra una follia, proprio per quello che dicevo prima, la Juventus dovrebbe dare un'occhiata in realtà ai conti, la vedo complicata. Però se ero completamente contro l'idea di avere Lukaku alla Juventus di fronte a una cessione di Vlahovic, perché banalmente dare via un prospetto del 2000 per prendere un giocatore del 93 che è fatto, bello, finito ed è arrivato, mi sembrava veramente un discorso antiprogrammazione. Nel caso invece dell'arrivo di Lukaku con la permanenza di Chiesa, Vlahovic in rosa, beh, sarei sicuramente più aperto ad avere Romelu. Attenzione, non sono qui a dire wow, speriamo che possa accadere, però sicuramente nell'idea di avere un parco attaccanti con Chiesa, Vlahovic, Lukaku, Ken e Milik, io non credo che in Serie A ci sia una squadra con un parco attaccanti migliore di questo nel caso. Non la vedo. Sulla carta è un parco attaccanti di altissimo livello per una squadra che non giocherà Champions League, Europa League e al massimo giocherà la Conference. È un grado di livello di attacco importantissimo. Ribadisco, non credo che possa essere plausibile, anche perché banalmente non è tanto il cartellino di Lukaku, che comunque sono 40 milioni di euro, un colpo di un certo tipo, magari con una cessione appunto alla Juventus lo potrebbe pure fare, però mettersi quell'ingaggio lì, mantenendo anche l'ingaggio di Vlahovic, con anche l'ingaggio di Pogba, la vedo una cosa un po' complicata, mi sembra veramente un concetto distante dalla realtà. Lukaku e Vlahovic insieme si completerebbero, beh, sarebbe un attacco bizzarro partendo da questo presupposto. Però è vero che Vlahovic non è un maestro del gioco aereo, cioè una delle sue caratteristiche, se poi vince la caratteristica di Vlahovic, non è banalmente il colpo di testa, non è quel tipo di attaccante lì. Lukaku andrebbe a calamitarsi questa cosa. Se ti ritrovi Lukaku e Vlahovic insieme in attacco, probabilmente il difensore avversario è portato a dover fare una scelta e forse andrebbero principalmente a prendere Lukaku e magari concentrarsi con un raddoppio su Lukaku e quindi liberare virtualmente lo spazio per Vlahovic, che andrebbe poi a prendersi la profondità. Potrebbe pure funzionare, se aggiungiamo che poi la Juventus è una squadra principalmente basata sul cross dalla sinistra derivante dal 3-5-2, e vedremo se Weah a destra riuscirà ad essere un'opzione in più rispetto al quadrato che abbiamo visto l'anno scorso. Se inizia ad essere una squadra che mette 5, 10, 20 cross a partita dentro l'area di rigore e c'è Lukaku che va a calamitarsi due difensori con Vlahovic che va a prendersi magari la ribattuta o il taglio sul secondo palo, probabilmente per quello che è l'approccio all'azione offensiva della Juventus, come l'abbiamo vista l'anno scorso, potrebbe pure funzionare, potrebbe essere anche un attacco di un certo tipo, ripeto, bizzarro per caratteristiche, per incastri, forse efficace, magari brutto da vedere, sì, però probabilmente forse qualche gollettino in questo modo riusciresti a farlo. Poi, ribadisco, io ci credo non poco di meno, però sono curioso di vedere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché se prima ero del partito di non ha assolutamente senso prendere Romelu Lukaku, perché la cessione di Vlahovic per prendere Lukaku mi sembra un delitto, banalmente un delitto, anche all'investimento che è stato fatto un anno e mezzo fa e alla volontà di cercare di valorizzare un ragazzo che secondo me ha delle qualità inespresse ancora grandissime, grandissime, perché di Vlahovic non siamo ancora riusciti a tirar fuori il meglio. Vlahovic più Lukaku, sapendo che dentro la partita mi giro verso la panchina, guardo, ci sono Chiesa, Kane e Milik,
la poter buttare dentro. Non mi dispiacerebbe, e poi ribadisco davvero, in Serie A un attacco di questo livello probabilmente non ce l'avrebbe nessuno. In questo momento i bookmakers danno favorita l'Inter per lo scudetto. A me è un po' difficile fare una valutazione oggi per lo scudetto o per le posizioni. L'Inter non c'ha neanche portieri, squadra senza portieri l'Inter. Quindi sembra anche un po' bizzarro metterla al primo posto. Non che l'Inter sia una squadra scarsa, però l'Inter non è una squadra oggi. Non c'è lo scheletro, non c'è la base. Come fai a valutarla? Napoli, campione d'Italia in carica, bene o male, la squadra è la stessa, è cambiato l'allenatore. Bisognerà vedere cosa succederà. Bisognerà vedere chi andrà fuori dal Napoli ancora, perché sicuramente ci saranno delle cessioni e degli acquisti non ne hanno fatti. Sembrano dei bei cantieri in questo momento le squadre di Serie A. Sembra veramente un work in progress incredibile. La Juve non ha fatto tanti movimenti in uscita, ha confermato gran parte della rosa, sono rientrati dei giocatori con meno esperienza, quindi più gioventù, più gamba e quindi più dedizione, più lavoro che devi impiegare. Se mantieni anche quelli che ci sono e inserisci pure Lukaku all'interno, non diventa male. Poi ribadisco, anche l'anno scorso con Chiesa, Vlahovic, Di Maria, Kane e Milik, quanti attacchi in Serie A ci sono più forti di questo? In generale, come profondità e come qualità? Anche lì probabilmente pochi, però probabilmente l'Inter con Lautaro, Lukaku, Dzeko, Correa si avvicinava. Ora l'Inter, Lukaku non ce l'ha più, Dzeko non ce l'ha più, Correa probabilmente uscirà, c'è Thuram, che bisogna vedere com'è, però sì. L'Inter, ripeto, sembra una squadra in questo momento che deve lavorare tanto e rimpiazzare i giocatori che sono partiti in questa sessione di mercato, che avevano un valore importante all'interno dello spogliatoio. Non significa che sia sempre un male, ripeto, guardiamo il Napoli dell'anno scorso, escono Insigne, Koulibaly, Mertens e vincono lo scudetto in carrozza azzeccando anche i colpi, quindi bisogna lavorare ed essere bravi sotto questo punto di vista. Attenzione che se alla Juventus invece stanno cucinando la permanenza di Vlahovic con l'arrivo anche di Lukaku, un pochettino andrebbe a intrigarmi, devo essere sincero, però voglio sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti.